City Report, il comitato anti-racket, oggi in questa fabbrica abbandonata farmaceutica insieme a Samuele Piscina e al capogruppo della Lega Nord. Stiamo facendo una visita per vedere come è ridotta questa proprietà che da molto tempo denunciamo essere occupata, usata per tutte le finalità, meno che per quelle lecite. Fai la panoramica e guarda quello che c'è. Dici che è saldata? No, no, ma guarda cosa fanno qui. Aspetta, stenditoio di biancheria. Che insomma, poi diciamo che rimettila un po' a posto. Tra l'altro abbiamo trovato anche un pallone, l'hai fatto vedere? Sì. Facciamo due parole con Samuele. Ciao Samuele, ho appena tirato un calcio al pallone per stemperare la tensione. Per ora non abbiamo ancora trovato nessuno, è la prima volta che entri qui dentro? È la prima volta che ci entro, l'ho sempre visto da fuori, è sempre stata una situazione particolarmente problematica all'interno del quartiere. Siamo tra l'altro in una parallela lì via Padova, quindi capite già che la tensione è alta ed è molta. Facciamo un giro, ma già da quello che si vede si entra tranquillamente all'interno dello stabile, continuamente occupato abusivamente. Era proprio quello che ti volevo chiedere, cioè l'ingresso non è assolutamente difficile, è proprio apri e chi conosce entra e fa quello che vuole. Siamo entrati senza neanche scavalcare, non c'era neanche bisogno di scavalcare. Segnalato più volte al comune, perché è segnalato più volte al comune che ha i mezzi per intervenire e nessun intervento è stato fatto. L'altra cosa che vi voglio segnalare è che a fianco abbiamo la COP sei tu, infatti se c'è tutto quello che troviamo intorno a questo stabile dentro le COP è meglio che le chiudano tutte perché le finalità non mi sembrano molto sociali. Questa è un'opinione personale. Andiamo avanti con più mano. Vista via Palmanova. Diamo sempre un'occhiata per vedere se c'è qualcosa di fuori dal comune, anche se è già tutto fuori dal comune qui. Questo è veramente imbarazzante. Ma guarda qui, guarda quanti pacchetti di sigarette e profumi qui. Questo sembra un incantesimo. Sì, questo sembra veramente un incantesimo. Qui c'è anche una donna, perché questi specchi qui sono roba da donna, sì, eh? Sì, sì. E c'è anche un bambino, a giudicare dal... Sì, ma qui ne troviamo parecchie di stanze così. Man mano che andiamo su ne troviamo parecchie. Cominciamo a... Ah, devi non riprendere. No, tranquillo. Io direi che possiamo fare un primo intervento. Dani? Poi mi chiami il camera e facciamo una prima intervista qua. Vieni Giulio, andiamo a chiamarli. Vado un secondo, aspetta. Sono giù da bassa ancora. Siamo sempre in onda? Sì, sto facendo... Siamo sempre in live? Sì, sto facendo... Beh, avete appena visto, abbiamo scoperto una stanza ben attrezzata, con profumi, generi alimentari, sigarette, diciamo che... Questo monolocale con vista via Palmanova è abbastanza comodo come ingressi, come accessi ed è gratuito. Certo che non essendoci servizi igienici veri, tutto viene buttato fuori nella pubblica strada,
ammorbando tutto l'ambiente e creando una sacca comunque di pericolosità molto grossa. Bisogna anche stare attenti dove camminiamo qua. Sì. Perché di tanto in tanto sento il pavimento come se ondeggiasse. Questo è un pavimento fatto apposta per ondeggiare, vai un attimino piano, fammi sentire prima perché non vorrei che ci rompessero altre camerine, il telefono. Questo è un bagno, una lavandina, ci sono dei lattoni. Francesco, ti cercava Vladimiro? Che sta lavorando per tutti noi, tipo Milano Fresh. Perfetto. Ci sono ingressi, come avete potuto vedere, di piccioni. E riprendiamo le scale e andiamo a vedere il prossimo piano. Vi ricordo che il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, suo presidente Giulio Trapasso, con Daniele Menti, e City Report siamo sempre pronti a fare qualunque tipo di monitoraggio, dandoci il giusto tempo per programmarlo. Ci sono pareti piccioni dentro. Ero a conoscenza che ci fossero altri due alloggi, però ancora non li abbiamo provati. Lo spazio comunque è molto grande. Non è grande, è proprio immenso. Però sappiamo che c'è anche un... Allora è parallelo con l'altro, ecco qui. Beh, giusto per dire un qualcosa. C'era un ragazzo. Il fatto che mi mette i guanti... C'era una persona. Il fatto che mi mette i guanti è solamente per una questione di sicurezza. D'altronde non so se a me cosa si tocca, per cui... Buongiorno, scusate, abbiamo stoppato un attimo per una questione di privacy di questo signore che è sì un occupante abusivo, ma ci ha raccontato una storia parecchio triste del fatto di come si è arrivato qui insieme alle famose barchette della ONG, dopodiché è stato scaricato perché non gli è stato riconosciuto appunto il titolo di profugo e adesso è costretto a vivere qui. Una persona che direi anche abbastanza normale e tranquilla. Altro vive anche in pulizia, perché è tutto in ordine. Sì, per la pulizia che ci può essere, guarda, purtroppo in un posto del genere. Guarda come porta la corrente, qua. Sì, c'erano le batterie per la corrente, me lo diceva anche lui. E questi sono i risultati dell'accoglienza indiscriminata, come avete potuto vedere. Persone a cui viene data l'illusione di poter stare in Italia e poi vengono mandate via. Forse un altro modo di accogliere le persone che hanno difficoltà potrebbe esistere. Vi lascio fare un giro che ci devo guardare un attimo perché stanno arrivando gli altri. L'ultimo è il nostro Paolo. Giulio? E la batteria dove la facciamo la chiusura? Intanto salutiamo Francesco. Facciamo un attimo la chiusura, noi mentre lo registra. Va bene, registra. Direi che per oggi le live terminano qui, poi vedrete il filmato integrale sui nostri canali e su Milano Trash, canale 13. C'ho poca luce. C'ho poca luce, sei in ombra, Giulio, scusami. Fai vedere poco che dove siamo. A momenti volo di sotto. Per oggi è tutto, seguiteci, il Comitato Antiracket e Antiabusivismo, City Report e noi andiamo sempre avanti, state con noi.